Ciao, oggi proviamo a risolvere l'esercizio Bob di Exercism in Erlang. Ho già scaricato l'esercizio localmente e sono entrato nella directory contenente tutti i file dell'esercizio e ora leggiamo insieme le istruzioni. Bob è un teenager la Ecco, già subito una parola che non conosco, l'Acadaiskal, non so cosa voglia dire. Ok, apatico. Ok, bene. Bob è un teenager apatico, nelle conversazioni le sue risposte sono molto limitate. Bob risponde sure. Sicuro, se gli fa una domanda, ad esempio, come stai? Risponde, wow, chill out, se gli urli, quindi lettere tutte maiuscole. Risponde, calm down, I know what I'm doing, se gli urli una domanda. E risponde, fine, be that way, se ti rivolge a lui senza dire niente. Quindi una domanda vuota, una stringa vuota, diciamo, immagino. Risponde whatever a qualsiasi altra domanda, a qualsiasi altra cosa, diciamo. Il partner della conversazione di Bob è un purista quando si tratta di comunicazione scritta e segue sempre le regole normali che riguardano la punteggiatura in inglese. Ok, grazie dell'informazione. Quindi, bene, immagino già un case di controllando che tipo di domanda è, cioè, se è una domanda o no, e le relative risposte di Bob. Direi che mi posso copiare tutta questa parte qui, che è quella che mi interessa, e me la incollerei direttamente nel codice. Ah, ho installato il language server di Erlang in Vim. Così adesso vediamo anche se funziona. Quindi ci copiamo questa parte qui che è quella che mi interessa e la... Ok, la commentiamo così non rompe le scatole e possiamo chiudere il browser, direi. E quindi direi che, anzi, possiamo addirittura mettere l'editor a tutto schermo e magari in un altro terminale apriamo l'esercizio così possiamo eseguire gli unit test, quindi reba 3 e unit che falliranno ovviamente. Perfetto. Perfetto. Allora, ok, mi viene in mente di definire un paio di funzioni, sicuramente, forse tre. Una che controlla che la domanda, o meglio, la stringa in input sia una domanda, quindi mi immagino che debba finire con il punto interrogativo. Una che controlla se è urlata, quindi tutte le lettere se sono maiuscole, e forse una se la stringa è vuota. Non so se ne abbiamo bisogno, ma vediamo. Intanto direi di definirne almeno due, una per controllare che sia una domanda e una per controllare che le lettere siano tutte maiuscole. Quindi direi come nomi andiamo abbastanza, è abbastanza facile stavolta, quindi is question serve a controllare che sia una domanda, la stringa in input. Ok, per vedere che l'ultimo caratter
Ah no, però un attimo, perché in input potremmo avere anche degli spazi magari dopo, quindi non so se nei test ci sono casi in cui ci sono spazi dopo il punto interrogativo, per cui non dobbiamo controllare l'ultimo carattere. Ok, in ogni caso potremmo fare un trim della stringa che quindi rimuove gli spazi prima e dopo, però questo potremmo farlo a prescindere. Potremmo farlo prima. Ok, bene, allora facciamo finta che la stringa che arriva in input a questa funzione sia già stata ripulita dagli spazi prima e dopo. Allora, quello che dobbiamo fare è controllare l'ultimo carattere, che sia un punto interrogativo. Non so se ci sono metodi migliori, ma quello che mi viene in mente a me di fare, è di fare un reverse della stringa e controllare il primo carattere, perché se ho capito bene, controllare la testa di una stringa, quindi il primo elemento di una lista, è molto semplice in Erlang, mentre controllare l'ultimo è molto costoso. Per cui io direi che possiamo fare. Ah, ecco, questo è il language server di Erlang, quindi mi offre tutte le possibili funzioni nel modulo string, quindi posso fare un reverse della stringa in ingresso, e a questo punto posso controllare la testa della stringa, quindi con la funzione built-in HD che estrae la testa da una stringa. E voglio controllare che questa sia uguale a il punto interrogativo, anzi, dato la scorsa puntata, voglio controllare che il codice sia uguale al punto interrogativo, e questo dovrebbe restituirmi se la stringa in input è una domanda, cioè se finisce con il punto interrogativo. Ok, un'altra cosa, se io ho intenzione di fare il trim prima di eseguire questa funzione, quindi è possibile avere in ingresso una stringa vuota. In questo caso la funzione add ritorna un bad match, perché non riesce a estrarre la testa da una lista vuota, fondamentalmente. Per cui quello che si può fare, ed è una cosa bellissima se venite come me da linguaggi come Python o JavaScript che non permettono di fare questa cosa, è fare un pattern matching sull'argomento della funzione, per cui se in ingresso ho una stringa vuota, quello che voglio tornare è false. E come vedete sto definendo la funzione due volte, facendo un pattern matching sui parametri. Questo è veramente una cosa stupenda di Erlang. Ok, mi dici che non è usato, che non mi interessa, un warning. Bene, questo dovrebbe coprire la funzione isQuestion. Ora voglio scrivere una funzioncina che controlli che tutte le lettere siano maiuscole. Is yield, anche questo nome è facile. Direi che possiamo fare la stessa cosa di prima, quindi se arriva in ingresso una stringa vuota possiamo tornare false direttamente, altrimenti quello che pensavo di fare era confrontare la stringa in input con la sua versione
in uppercase, per cui string, ok, vediamo un po' se ci sono, se c'è una funzione che to, dovrebbe essere to up, esatto, to upper, sì, to upper, string to upper, e quello che voglio fare è confrontarla con la stringa in ingresso. L'uguaglianza così, okay, il punto mancava, l'uguaglianza così tra due stringhe dovrebbe funzionare, sono due liste, ma per sicurezza possiamo provarla un attimo nella shell, per cui ciao equals ciao è true, certo, ed è false se è diversa, bene, e ovviamente è case sensitive, spero, esatto, perfetto, quindi abbiamo le nostre due funzioncine. Quello che voglio fare è, allora, prima di tutto vorrei fare il trim, come ho detto prima, per cui possiamo assegnare ad esse, ok, dovrebbe essere trim, immagino, esatto, quindi eseguo il trim della stringa in ingresso e l'assegno ad esse. A questo punto possiamo fare un case oppure un if addirittura, ok, vediamo, quindi se andiamo a capo, definiamo i vari case, se la stringa in ingresso, anzi facciamo prima il caso che sia vuota, se la stringa in ingresso una volta effettuato il trim è vuota, allora quello che torniamo è fine be that way, ok. Se invece la stringa in ingresso una volta fatto il trim è una domanda ed è anche urlata, allora si ritorna questa frase e devo mettere il punto e virgola dopo ogni case. Poi se è solo una domanda, la risposta è sure, ovviamente è una stringa, mentre se è solo urlata, la risposta di Bob è chill out. In tutti gli altri casi rispondiamo whatever, e così si conclude l'if e la funzione. Ah, certo, ok, sì, quello che succede qui è che viene chiamata questa funzione un sacco di volte e non è possibile chiamare funzioni in questo caso, è anche inefficiente perché viene eseguita troppe volte, per cui basta assegnare il risultato di queste funzioncine a delle variabili, quindi molto semplicemente isQuestion è uguale a isQuestion di s, e alla stessa maniera isYield
uguale a is yield ds. Ok, perfetto. Per cui questo diventa is yield e diciamo che questo diventa is question. No, ho sbagliato. Ecco, perfetto. Questo è is question. Questo è is question. Is yield. Ok, quindi is. Ok, quindi è anche molto molto più leggibile e si capisce subito quali sono i vari le condizioni che fanno sì che Bob risponda in una certa maniera. È assolutamente leggibile, bellissimo questo if. Io veramente sono innamorato di questo linguaggio. E ok, cancelliamo il commento che ci serviva come guida e bene, direi che possiamo provare a eseguire i test. Ok, abbiamo tre fallimenti. Abbiamo tre fallimenti, quindi abbiamo nel caso di questa domanda, ma che domanda è? Ma c'è una faccina, ok, va bene. Abbiamo questa domanda a cui Bob dovrebbe rispondere sure, ma invece risponde calm down, I know what I'm doing. Calm down, I know what I'm doing. Quindi è una domanda ed è anche urlata. Ok, questo mi fa pensare che la nostra funzioncina, che dovrebbe capire se una stringa è tutta uppercase, per cui urlata, ritorna true nel caso non ci siano lettere. Questo sì, beh, effettivamente mi torna, ma comunque possiamo provarla. Quindi la proviamo nella shell, compiliamo Bob, si chiama così, mi immagino. Ok, compiliamo Bob e proviamo non possiamo eseguire la nostra funzioncina perché non è esportata, quindi possiamo esportare isYield. Questo è il nome della funzione che vogliamo esportare. Poi c'è slash 1, questa è l'arity di una funzione, cioè il numero di parametri che accetta in ingresso. Infatti potremmo avere una funzione che si chiama isYield, che invece accetta 2 o 3 parametri o 0 parametri. Quindi una funzione in Erlang è definita dal suo nome e dalla sua arity, cioè dal numero di parametri che ha. Altra cosa veramente eccezionale di questo linguaggio, penso sia comune a tutti i linguaggi funzionali, non ne sono sicuro però. Ok, ricompiliamo il modulo e a questo punto possiamo eseguire isYield. Quindi abbiamo una faccina. Ok, questo dovrebbe tornare false e temo che in realtà la mia implementazione torni true. Esatto. Ok, potremmo fare questo controllo. Se nella stringa d'ingresso non c'è nessuna lettera, allora possiamo tornare direttamente false, perché è urlata solo se le lettere sono maiuscole. Sì, mi torna. Ok. Allora, per fare una cosa del genere mi viene in mente di usare le espressioni regolari. Non so se ovviamente ci saranno mille modi migliori di farlo, però a me mi viene in mente di usare le espressioni regolari, il che mi fa
pormi la domanda se Erlang supporta le espressioni regolari, quindi devo cercare, per cui Erlang regex. Ah, ok, c'è un modulo re per le espressioni regolari, così pare. Quindi possiamo compilare un'espressione regolare. Io vorrei eseguire, vedere se c'è un match tra una stringa e un'espressione regolare. Non mi interessa sinceramente di compilarla. Run. Ok. Quindi esegue un'espressione regolare su un soggetto, che è immagino una stringa in ingresso, e restituisce una tupla oppure l'atomo no match, e questo è quello che vogliamo utilizzare per controllare che la nostra stringa in ingresso non contenga nessuna lettera, ecco, diciamo così. Allora, per fare questo, allora, per provare un'espressione regolare, io utilizzo sempre regex 101, come penso tutti voi. Ok, per cui possiamo in questo caso mettere qualche stringa di test, quindi solo lettere, maiuscole e minuscole. Ah, anche i numeri dovrebbero essere ignorati. Possiamo mettere la stringa che fallisce nei nostri test. Possiamo mettere un misto di numeri, lettere, maiuscole, minuscole e caratteri strani. Ok, non mettiamo quello magari. Ok, dovrebbe bastare solo lettere maiuscole, solo lettere minuscole, solo numeri, simboli e una lettera. Ok, dovrebbe essere banalmente ogni lettera, il range delle lettere minuscole e il range delle lettere maiuscole. Dovrebbe essere così. Esatto. Allora, match of qualsiasi stringa che contenga almeno una lettera maiuscola o minuscola. Quindi è esattamente quello che vogliamo. Ok, la copio. Ok, quindi quello che voglio fare è questo. Mi crea una tupla dove inserisco come primo valore il risultato di questo match. Era array run, e come primo argomento c'è la stringa e come secondo argomento l'espressione regolare, che abbiamo detto essere il range delle lettere maiuscole e il range delle lettere minuscole, o viceversa, l'ordine non è importante in questo caso. E come secondo argomento quello che voglio è esattamente il confronto, la comparazione che facevo prima. E questo questa tupla possiamo fare un case e controllare le varie possibilità. Quindi se non c'è un match dell'espressione regolare, quindi se la stringa di ingresso non contiene nessuna lettera, non mi interessa della comparazione, quello che voglio ritornare è false, perché non è orlata la frase, perché non ci sono lettere. Se invece c'è un match e non mi interessa, lo ignoro il match, mi basta sapere che ci sia, la seconda comparazione è true, anzi, o meglio, se c'è un match
quello che mi interessa è il risultato della comparazione che faccio dopo, che è esattamente quello che facevo prima. Posso ritornare direttamente la mia comparazione che sarà true o false. Perfetto, quindi sono moderatamente fiducioso che questo possa far passare i test. Esatto, sono passati, per cui possiamo dire che questo esercizio è terminato e, come sempre, se ho fatto errori o se volete migliorare il codice che scrivo, vi ricordo che sto studiando Erlang, quindi commentate sotto al video qualsiasi sciocchezza che mi sentite dire. E ciao e al prossimo esercizio.